tutto questo dillo, Ecco, sto in diretta. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Da un'oretta super giusta rimbalzando la notizia del sequestro dei 5 cani che ci è successo a mia Caterina, che è qui davanti con noi, e a me, davanti a me, l'11 ottobre. Allora, io volevo solamente leggere con voi l'articolo. Vediamo se ci riesco. Allora, leggiamolo insieme. Così leggiamo l'assurdità. L'assurdità è la cattiveria di tante persone. Allora, questo dice: cuccioli di simil bulldog francese. Quindi già partiamo con il pregiudizio. Controlli stradali di 5 cuccioli di simil bulldog bowler dog francese della società I Cuccioli di Carlotta in relazione al reato di traffico illecito da compagnia di animali da compagnia. Sequestrate alle forze dell'ordine anche la vettura e i documenti relativi agli animali sui quali in corso di verifiche in ordine di autenticità. I cani erano trasportati dallo stesso titolare della società slovacca e da Caterina, che è la proprietaria. Loro sottolineano su questo articolo il fatto. Hai capito? Loro sottolineano il fatto, danno risalto molto al fatto che noi abbiamo molti personaggi dello sport e dello spettacolo, quindi questo a loro dà notorietà su questo operato. Poi parlano degli esotici e citano la normativa del 1992 riguardante la vendita di animali senza pedigree. Però parla poi di Enci, parla di che solo l'Enci in Italia può rilasciare il certificato. E c'è un'indagine della procura di Ravenna. Addirittura invitano le persone che hanno avuto a che fare con noi a riferire all'autorità tramite la PEC nazionale dei Carabinieri. Ok, adesso le cose come stanno? Le cose stanno così. Esatto, Vincenzo. Vai, Le vai, vai. cose stanno. No. Io dopo pure parlare anche le persone. No, sì, però tu intanto spieghi dopo riparli. Le cose stanno così. Allora, noi l'11 ottobre ci accingevamo insieme, io e Caterina, come al solito, ad accompagnare personalmente i nostri bulldog francesi a casa direttamente dalle persone. Della proprietà mia. Di proprietà nostra. Ci Nostra, sì. fermano i carabinieri, esibiamo tutti i documenti che servono. Serve allora per la comunità europea la movimentazione tra stati membri serve passaporto, visita che abilita il cane al viaggio entro 72 ore prima, microchip inoculato, Sverminazione sverminazione, antirabica. vaccini, antirabica 21 giorni prima e tutto questo. Addirittura i nostri cani sono accompagnati dal contratto di cessione perché noi trovandoci all'estero. La compravendita, è brutto parlare così, ma purtroppo dobbiamo usare i termini che sono più consoni, avviene sul web, quindi avviene nel nostro territorio e quindi noi dobbiamo accompagnare tutto ciò che ci siamo detti con il cliente nero su bianco tramite un contratto di cessione fino al domicilio della famiglia. Quindi c'erano anche i contratti di vendita, c'erano le puppy card, che è un documento che precede il pedigree, perché il pedigree export, come tutti sappiamo, viene messo dopo i 4 mesi. Bene, tutto questo non è bastato. Hanno voluto per forza. Ci hanno tenuto Ci 4 ore. hanno tenuto dalle 2 alle 6 di mattina. Proprio perché non avevano Proprio perché non niente. avevano niente, anche perché se avessero avuto qualcosa, Sequestrano e basta. ti colgono sul fatto, ti fanno quello che ti devono fare, o ti mandano a casa, o ti mandano dove ti devono mandare. Invece ci hanno tenuto per ben 4-5 ore,
hanno sbudellato, tra virgolette, la macchina anche, si sono attaccati addirittura anche alla legge sul trasporto del cibo che avevamo con noi da spedire alle famiglie, lì tutto in regola. E niente, dopo 5 ore ci hanno detto che la procura di Ravenna ha detto che dovevano sequestrare il mezzo e i cani per procedere alle indagini. Allora, prima di tutto volevo parlare di come sono stati trattati i cani. Mentre loro procedevano ai controlli, giustamente, i cani erano tenuti al freddo nel portabagagli Che sono senza... dovuta io andare a Aspetta, dire che voglio senza procedere. l'opportuno riscaldamento. Quindi a loro del benessere degli animali nella procedura non è importato assolutamente nulla. Caterina è dovuta uscire a dire se possiamo tenere accesa la macchina che è stata accesa 5 ore per riscaldare i cani che erano nel portabagagli, nel frattempo chiusi. Poi le operazioni di controllo del microchip e tutto quanto quello che era annesso, hanno chiamato il veterinario di notte, è venuto che li ha trovati in buono stato, senza nulla da eccepire, c'è il referto. Sono state fatte al freddo alle 4 di mattina a Tolmezzo di notte, dove avrà fatto 4-5 gradi, con i cani che tremavano dal freddo, Paura. impauriti, maltrattati e tutto quanto. È vero, Cristina. Un'ultima cosa volevo dire. Tutte queste. Adesso i cani, sapete dove sono? Sono Vabbè, oltre 2 settimane. stati strappati dalle cure mie di Caterina, che sapete tutti come li trattiamo, sono stati strappati da tutte queste, dalle cure di queste nostre e delle famiglie che li hanno scelti, e sono buttati da 2 settimane in un canile municipale, Che non ci sta a aspetta, senza sapere. le cure, le cure che diamo noi naturalmente, No, non gli abbiamo stiamo dato del dicendo. cibo, dillo. Noi addirittura, io e Caterina, il giorno dopo che è successo questo, ci siamo recati al canile a lasciargli un pacco da 36 scatole da 800 grammi per i nostri cuccioli per continuare ad alimentarli bene. Ci informiamo costantemente, giorno dopo giorno. I cani però sono buttati nel canile di Tolmezzo, di Udine, adesso non so. Tolmezzo. Che per fortuna è gestito da un bravo ragazzo con il quale abbiamo avuto il piacere di parlare, e il suo staff, però sempre di un canile si tratta. Cani randagi, cani non certa provenienza, Le malattie. le malattie, la sporcizia, il freddo, il caldo, io non so come possono stare, ma stanno buttati lì. Detto questo, è un accanimento, perché se noi leggiamo l'articolo, parla di fantascienza, ragazzi, fantascienza. Io non vi invito a stare con me o Caterina o contro di me o Caterina, ma vi invito ad usare la testa. Sull'articolo, che evidentemente è stato chiesto di pubblicare dalle testate da parte dei carabinieri, perché loro, non avendo nulla in mano, devono recepire più informazioni possibili per provare a scalfire la A nostra. trovare A qualcosa. trovare qualcosa, giustamente fanno il loro lavoro. Allora, dicevo, noi il giorno dopo siamo andati lì. Abbiamo Quel giorno ancora, quel venerdì dopo giorno, che non l'abbiamo manco venerdì è dormito. successo questo. Poi siamo andati lì, abbiamo dato il cibo e tutto quanto. Giorno dopo siamo Siamo riandati. riandati lì. Quando noi abbiamo chiesto la motivazione del sequestro, la motivazione del sequestro è stata traffico illecito di animali da compagnia. Adesso leggiamo con me, leggiamo insieme la normativa che inquadra il reato. Allora, un attimino. Traffico illecito animali. Allora, Catiuscia ci dice il motivo. Allora, adesso te lo spiego perché secondo loro. Allora, articolo di legge. Eccolo qua. Allora,
Sì, tantissima cattiveria, siamo molto stanchi di questo. Poi pensavano di farci un danno. Invece adesso descriviamo tutto e vi facciamo vedere di cosa siamo vittime io e Caterina da quando abbiamo iniziato. Allora, l'articolo recita questo, l'articolo che ci contestano a me e Caterina per il quale hanno convalidato il fermo dei cuccioli. Fermo, attenzione, non confisca, fermo, i cuccioli sono ancora di proprietà nostra, sono lì e ce li andremo a riprendere. Chiunque al fine di procurare a sé o altri un profitto reiteratamente o tramite attività organizzata introduce nel territorio nazionale animali da compagnia, di cui allegato 1 parte A del regolamento Comunità Europea, privi di sistema di identificazione, e i nostri avevano, i sistemi di identificazione sono passaporto e microchip, e i nostri lo avevano, e le necessarie certificazioni sanitarie, quindi vaccini, sverminazioni e l'antirabica, e non muniti, dove richiesto, di passaporto individuale, e tutti avevano il passaporto individuale. Quindi questo è quello che ci contestano. Non lo hanno trovato, ci sono rimasti male, perché noi abbiamo fatto ricorso e stiamo aspettando. Adesso c'è C'è il il nostro avvocato in nostro Italia. avvocato, che adesso, oltre ad aver chiesto il dissequestro di tutto, Che da solo perché sta dicendo che è una cosa mai vista. sì, perché il comportamento non si inquadra in questa norma, ha chiesto di sequestro di tutto perché non sussiste. Ma nell'articolo che hanno fatto pubblicare sui giornali, sulle news, eccetera, eccetera, non si evince maltrattamento, non si evince il traffico. I cani stavano bene anche sul verbale. Sono pure le foto con Ci cibo, con sono acqua. sulle foto che avete visto della macchina e del trasporto, erano puliti, trasportati bene, e Cibo, l'acqua. cibo, acqua, tutto quello Vede che sulle foto, si eh? vede dalle Inutile, foto. inutile E parlare. sull'articolo parlano di tre cose. Uno, i personaggi famosi, perché gli fa gola. Perché gli sta sul cazzo questa cosa? Perché gli sta sul cavolo questa cosa, evidentemente c'è dietro, ci sono dietro interessi molto forti. Bravo. Diamo fastidio magari a Enci, diamo fastidio a tutti gli allevatori italiani, e quindi questo è il prezzo da pagare. Lo stiamo pagando Lo ormai stiamo da. pagando da quando siamo qui. In più siamo inseguiti da una pazza psicopatica, una stalker che ci ha combinato tutto. Non ci dilunghiamo. Che stavo dicendo? Siamo seguiti da lei, però vabbè. Vabbè, comunque diamo fastidio a qualcuno. Quindi loro sottolineano il fatto dei personaggi famosi, che brucia molto, il fatto della manipolazione genetica sul pedigree, sui cani. Allora, ma io dico, questa è follia, neanche su Alien ho visto cose del genere. Come una persona può manipolare geneticamente un colore che esiste in natura, perché il blu è un colore recessivo che causa la diluizione del pigmento di manto e occhi. Naturalmente, quando si manifesta, questo gene è un gene predominante e lo trasmette alla prole. Il nero si ottiene da due neri, il blu si ottiene da due neri, da fulvi purissimi, eccetera, eccetera. È sempre esistito il blu, solamente che in Italia lo sopprimevano. Che dire? Questo è quello che succede. La cosa brutta spiacevole è che noi, logicamente, sia per dovere istruttorio verso le autorità, verso il giudice, verso le indagini, tutto quanto, non abbiamo divulgato niente, anche se a livello di social potevamo farlo e potevamo essere ben incisivi e siamo stati nel nostro. Questa mattina mi sveglio e leggo che hanno messo su tutte le piattaforme, hanno fatto uscire questo articolo dove non si parla di maltrattamento, dove non si può parlare di traffico, perché tutto quello che contempla la norma del traffico non sussiste. Si parla di pedigree Enci. Cosa c'entra il pedigree Enci? Che noi alleviamo e siamo residenti E all'estero non abbiamo mai detto a nessuno che siamo e venci. non abbiamo mai detto a nessuno che i nostri cani Perciò non puoi neanche dire che diciamo bugie. Hanno il pedigree Enci, ma hanno giustamente il pedigree della competenza del territorio dove nascono e crescono. Quindi hanno il pedigree export.
Non abbiamo sempre detto che sono fuori standard, che sono extra Non standard, sono gli riconosciuti esotici, da che non sono Enci, riconosciuti da ENCI, quindi abbiamo sempre sempre, chiarito tutto quanto. Quindi questa cosa è veramente stancante è molto 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 brutta. Io spero che si faccia chiarezza. Noi abbiamo già nelle sedi dobbiamo far opportune. tradurre i nostri Ah, abbiamo fatto documenti. tradurre tutti i documenti, tutte le nostre cose dell'allevamento che regola. Abbiamo fatto fare le Vedremo. traduzioni giurate del nostro kennel club. Tutto quanto è tutto inviato dall'avvocato che ha trasmesso tutta la procura. Siamo in attesa del responso, insomma. Però è brutto che senza alcun motivo, senza alcuna condanna. Perché non c'è nessuna condanna, Non c'è nessun non reato. c'è nessun reato in quanto il traffico illecito di animali da compagnia non sussiste perché avevano tutti i sistemi identificativi che richiede la legge. E non sussiste il maltrattamento perché maltratterei più volentieri un essere umano piuttosto che un animale. Un animale proprio non mi passa nella testa, mentre alcuni esseri umani Buono. sì, ci vorrei fare un bel Calmo, pensierino. calmo, calmo. E non c'è nulla di questo. Parlano del pedigree, parlano della manipolazione genetica, ma ragazzi, la manipolazione genetica richiede tantissimi soldi. Ma un cucciolo quanto dovrebbe costare se noi parliamo di ingegneria genetica, delle cose che non esistono sulla faccia della terra. Scusate che mi stanno chiamando. Ciro, sei in diretta. Dimmi. Sì, sei in diretta. Lo sento. Vai, vai. Sì, ti senti. E lo sentite? Vai. Da parte di una persona che a questo punto viene perseguitata dai media, spinti da persone che sono senza cervello. Esatto. Perché io ho potuto leggere l'articolo in varie volte, hanno fatto un copia e incolla tra le varie testate locali, perché parliamo di testate locali, quindi sono come se io domani mattina mi apro una pagina news e dico la mia. Detto questo, non per sminuire le testate, però semplicemente per dire che di solito quando si deve pubblicare un articolo, lo si pubblica con cognizione di causa e soprattutto con prove alla mano. Si Esatto. pubblica un articolo denunciando un fatto avvenuto, Esatto. ma si pubblica il nome e il cognome dell'imputato quando c'è stata una sentenza ed è colpevole del fatto. Esatto. Cosa che non è nel tuo caso, perché domani mattina se a me mi fermano all'aeroporto e presumono che io abbia fatto un viaggio di trasporto droga e quindi ci sta la presunzione del reato, non è che scrivono Ciro Boiano viaggiava all'estero per contrabbandare droga sul giornale, è stata fermata una persona con la presunzione del reato, seguiranno ulteriori informazioni sull'indagine. Di solito, questo è stato proprio un tentativo di, scusami il termine, sputtanamento di chi lavora, perché oggi in Italia è perseguito il tuo allevamento, che voglio ricordare è un allevamento estero, non italiano, quindi ENCI con il tuo allevamento non c'ha nulla a che fare, non ci avrà nulla a che fare mai, Esatto. perché ENCI è solo in Italia, non è all'estero, quindi tu dall'estero importi in Italia in maniera tranquilla, serena e seguendo le leggi. Detto Esatto. ciò, non solo il fatto che perseguono te, ma perché non perseguono in maniera reale quelli che sono gli importatori, cioè gli italiani che vanno all'estero a comprare i cani per portarli in Italia in maniera illegale, Perché non hanno soprattutto tutti fastidio. questi. Soprattutto tutti questi privati che poi, dopo che hanno portato i cani in Italia senza nessun metodo di riconoscimento, mettono il microchip dal suo veterinario compiacente e molto spesso gli fanno uscire anche il pedigree.
perché li buttano sotto cucciolate senza obbligatorietà del DNA e quindi senza possibilità di Lo verifica. sai perché, Ciro? Perché non lo fanno? Perché è evidente che non danno fastidio a nessuno. Esatto, perché quello c'è sempre stato, E sempre ci sempre sarà. ci sarà. Però oggi aprire un canale lecito che opera con controlli all'estero per loro diventerebbe un problema, perché questo canale importerebbe soggetti sani, cosa che oggi purtroppo il 90% dei personaggi d'Italia non riesce a fare. Non riescono a riprodurre soggetti sani perché accoppiano a chilometro zero, perché accoppiano senza effettuare controlli. Tu sai benissimo come il CBD lavora tutti i giorni obbligando i suoi allevatori, che sono la coppietta che si è comprata il cagnolino, più che altro il grande allevatore che ha 30 fattrici in allevamento, ad effettuare i controlli, perché senza controlli non c'è selezione. No, ma poi vogliamo dire una cosa, Ciro. Vogliamo dire la totale ignoranza degli addetti ai lavori Paolo, purtroppo, che guarda, si arrogano il io diritto e la presunzione di usare parole come genetica, come ingegneria genetica, manipolazione genetica. quello purtroppo viene utilizzato per fare audience, per avere visibilità, Per perché fare marketing. nel momento in cui io dico che nell'allevamento di Paolo c'è il dottor Frankenstein che sta operando delle cose strambe sui cuccioli, attiro l'attenzione del pubblico che ne vuole sapere di più cosa sta succedendo, ma sono stupidaggini. Non ci sono studi scientifici che dimostrino che il francese blu è un cane malato, ma soprattutto che è un cane proveniente da incroci genetici. No, È assolutamente. una colorazione recessiva che viene fuori, che vuole venire fuori. Comunque, Ciro, questo è quello di cui siamo vittime noi da ormai da mesi. Noi Questo lo so benissimo, senti. stiamo pagando un prezzo altissimo per essere i numeri uno nel nostro settore, per eccellere. Guarda, io voglio semplicemente dire a tutti quelli che stanno vedendo il video e che lo vedranno nelle prossime settimane, perché ogni video che fai fa tante visualizzazioni ed è giusto così. Voglio lanciare un appello a ragionare con coscienza e cognizione di causa. Perché non si può oggi attaccare un personaggio, una persona per bene sulla base del nulla. Non ti posso. Purtroppo il problema è, io stimo molto le forze dell'ordine, però il carabiniere di turno che non conosce a fondo la legge, la situazione della cinofilia italiana e non ha mai applicato questo tipo di leggi, non può passare la palla alla prefettura, al procuratore, perché lui non sa cosa sta vedendo in quel momento. Se hai visto che i cani stavano bene, rispettavano le regole, arrivederci, grazie e continua il tuo viaggio, così funziona. Esatto. No, ma avevano tutti i Non è che tu puoi documenti che do andare che avevano tutti i documenti che dovevano avere, a... No, ma dalla foto si vede che i cani stanno in un trasportino, eh? con i Infatti. giocattoli, che bevono, che fanno, stanno al calduccio, tutto qua. Ma poi parliamo di 5 soggetti canini, microcippati e registrati. Esatto. E la legge lo prevede, punto. A me sembra di ricordare che il traffico si configura quando non hanno sistemi identificativi e non hanno documenti. Questo è. Ma oltre a quello, quando, guarda, purtroppo il problema è che le persone che ci ascoltano o lo leggono o ci guardano, alcuni passaggi non li hanno ben presenti perché, meglio per loro, non fanno parte del Ma è sistema giusto che sia così, perché una giuridico. persona non deve essere per forza esperta. In teoria, Esatto. gli organi di comunicazione dovrebbero servire il cittadino, Informativi, bravissimo, nell'informare, non nel disinformare. disinformare, Ma capito? Paolo, finché i media saranno spinti dalla cattiveria di persone che perseguitano per invidia altre persone, purtroppo i media diranno solo ed esclusivamente cazzate. Esatto. Quindi scusatemi dello sfogo, ma io quando sento certe cose, perché a me stamattina pure mi è arrivato questo articolo dicendo, Ma volevano poi una. sapere. Allora, parliamo terra a terra, come se stessimo parlando io e te, tra amici, e facciamo finta che non siamo in diretta. Ma nell'articolo si evince il maltrattamento, che è una cosa scabrosa, quella sì che è scabrosa. Si evince quello? Ok.
Si evince che i cani erano tenuti male o avevano lesioni o altro? Una Basta. sola cosa, che ci sta questo allevatore che trasporta i cani in maniera lecita, ma vende tanti cani in Italia a personaggi famosi, Oh, che bravo. vende una colorazione che non è in voga per quello che è il sistema lobbistico dell'ENCI e del club di razza, e quindi va perseguitato per questa motivazione, non per motivi legali. Esatto. Anche perché non si configura nessuno dei reati che dicono. Ma Loro, infatti ti sai arriveranno a le cosa. scuse da parte del procuratore che sta facendo le indagini, perché già si è preso troppo tempo. Sì, già siamo andati fuori tempo, si sta prendendo tutto quello che, insomma. E a me mi dispiace che sti cagnolini in tutta questa storia stanno Oh, sbattuti dentro a un canile. bravo, proprio questo, cioè Perché non è che stiamo parlando di armi, Bravo. droga, Sì. contrabbando di, stiamo parlando di cani di tua proprietà, di Esatto. Caterina in questo caso, che ti Esatto. potevano essere resi sotto sequestro presso la tua abitazione. Esatto. Invece gli hanno Invece hanno voluto sequestrarli perché vogliono cercare qualcosa, il pelo nell'uovo, che non c'è. Gli hanno sbattuti in un canile municipale alla mercé di chiunque e del loro destino. Questa è come agiscono le autorità italiane, purtroppo, va detto, come hanno agito in questo caso, purtroppo. Quindi se Scusami, ma Tatiana Mellino chi è? Tatiana Mellino, non lo so, perché? No, vedo il commento, non so di chi a chi Ah, si ma riferisce. sarà qualche hater, ma ormai ragazzi No, non perché io adesso non lo so, l'altra volta ho fatto una gaffe, parlava di altri, io l'ho attaccata. Però in questo caso io posso dire, se siete davvero ignoranti, è riferito anche a me. Nella cultura cinofila ho tanto da insegnarti, cara Tatiana. No, ma guarda anche Claudio Maniero, truffatori di sto cavolo. Finalmente di cosa, Claudio? Finalmente di cosa? Guarda, questa cosa non farà altro che aprire gli occhi alle persone, quello che stiamo subendo, quello che ci stanno facendo, a chiarire questo equivoco. Purtroppo in Italia i numeri uno devono attraversare il muro, la barriera, e chi lo fa esce sempre ammaccato, insanguinato. In questo caso siamo noi. Ma ne usciremo vittoriosi, ci mettiamo la faccia come sempre. Abbiamo tutto in regola, lo dimostriamo, lo dimostreremo. E il fatto dell'articolo non è. Se voi leggete bene l'articolo, si leggono tre cose: Enci, personaggi famosi e poco altro. E questo indica il Allora, fatto del contenuto. volevo solo Aspetta un rispondere. attimo, il contenuto è zero. Il contenuto di questi articoli è zero. È zero. È zero. Quindi pubblicate contenuti, pubblicate qualcosa che hanno fatto Paolo e Caterina realmente, che non esiste. Perché il benessere dei cani per noi arriva al primo posto. Quella sera, quando loro si preoccupavano di trovare qualche cavillo per fermarci, il nostro pensiero non è stato: oh mio Dio, Caterina, adesso noi stavamo con la coscienza a posto. È stato: posso accendere la macchina che li scaldiamo perché fa molto Posso freddo? controllare l'acqua? Posso controllare l'acqua? Posso dargli il cibo? Questo è stato. Questo è quello che conta. Ma pensi che ne fregava qualcosa dei carabinieri? Ne fregava un cazzo di loro, Lo tanto ci so. volevano far uscire. Allora, scusami un attimo, Paolo, volevo rispondere al signor che signore non è, Claudio Maniero, che si qualifica come istruttore cinofilo dell'ENCI. Si ricordasse, prima di parlare degli altri, che ultimamente all'Enci non se la stanno passando bene, io non ce l'ho con l'Enci, però ce l'ho con tutti quei club di razza che oltre ad essere commissariati li stanno sbattendo fuori. Prossimamente toccherà anche a voi Esatto, come club di esatto, razza, esatto. Ah, quindi poi non fate i galletti sull'immondizia, Esatto, poi perché si oggi parla. parlate di ufficialità, ma io voglio ricordare che l'ufficialità è quel qualcosa che viene schioccato via nel semplice momento in cui arrivano poi le indagini. Esatto. Ok, oggi voi avete subito quello che è un chiaro e palese esempio di un errore giudiziario, perché di quello si tratta. Detto ciò,
i fatti stanno a zero, quando ci saranno delle sentenze Esatto. e ci saranno cioè, allora se ne potrà parlare col senno di poi. Ma oggi, secondo me, si sta ingigantendo che cosa? Semplicemente un fermo da parte dei carabinieri che stavano facendo il loro lavoro, Sì. ma che non l'hanno saputo fare fino in fondo nel momento in cui si sono resi conto che non c'erano violazioni delle leggi per la quale loro sono portati a far tutelare e hanno comunque portato avanti un sequestro preventivo per cercare qualcosa che non c'è. E questo è il problema. Oggi in Italia si dovrebbe essere non colpevoli fino a prova contraria, Eh no, mentre invece avviene fino l'inverso. al terzo grado di giudizio siamo tutti innocenti. Invece qui addirittura neanche iniziato il grado di giudizio, aspettiamo il dissequestro e questi già pubblicano nome, cognome, azienda, tutto. Comunque, Ciro, detto questo, io e Caterina rimaniamo qua. Le famiglie che si vogliono rivolgere a noi per avere un cane selezionato, sano ed essere Ma seguite tanto il problema è, guarda Paolo, dall'inizio alla lo dico fine si serenamente, rivolgono a noi. Chi non crede, arrivederci e grazie. Che te devo dire? assolutamente, ognuno è libero di spendere i propri soldi dove vuole, può andare pure Sì. presso l'allevatore Enci di zona che gli ha consigliato l'amichetto, però il discorso è un altro, è che voi fino ad oggi i tanti cuccioli che avete ceduto non avete avuto problemi legati alla genetica di quello che è il vostro lavoro. In Italia di questi problemi ne abbiamo tanti e ci stiamo lavorando. Aspetta, aspetta, c'è Giorgio Maschio che risponde a Prisca allegando il link dell'articolo. Sì, Ma ma è sempre la solita no, commedia. ma, ne, ma Allegano l'articolo, bravo. offendono e parlano così, però non hanno argomentazioni. Ma nella Non nel possono argomentare la loro ignoranza, sicuro purtroppo. Prisca che andiamo avanti, sicuro, non c'è problema. L'unica cosa che mi dispiace tantissimo è quei cani buttati lì Da oltre da 15 oltre giorni. 15 giorni, nessuno che se ne frega, a parte noi e pochissimi altri. E il fatto che queste persone scrivano articoli, queste persone facciano sequestri, eccetera, eccetera, non avendo le competenze scientifico-tecniche per dire Dire che queste nulla e cose erano soprattutto senza giuste. alcuna sentenza, niente. Qui l'Italia è il paese delle banane dove tutti possono fare tutto. Personaggi del genere che andrebbero richiusi, Vabbè, dai. però ovviamente la parola è libera, siamo in democrazia, ognuno può dire la sua, ma semplicemente io chiedo di argomentare, Esatto. perché attaccare è facile, io domani mattina posso attaccarvi tutti sotto tutti gli aspetti, ma attaccate dando argomentazioni. Paolo, con questo vi saluto, Grazie, Giro. scusate dello sfogo, Ma ma figurati. io vi faccio in bocca al lupo e quando uscirà fuori tutta la verità che vi faranno il dissequestro e tutto quanto, poi le persone diranno comunque la loro e ragioneranno ognuno col proprio cervello. Guarda, noi siamo sempre. La nostra forza d'inizio è stata la trasparenza, nel senso che nel bene e nel male abbiamo sempre reso tutto trasparente, proprio per essere inattaccabili. Quindi anche in questo caso io non ho problemi a pubblicare tutto. Io non ho problemi. Semplicemente non l'avevo fatto prima perché hai Semplicemente non l'ho nascosto i fatto dati. per il rispetto dell'autorità, che vedo che in questo caso se ne sono fregate perché cercano la diffamazione attraverso altri canali. Un piccolo inciso. E le testate giornalistiche che citano nomi, cognomi, aziende, eccetera, eccetera, saranno tutti denunciati per diffamazione a mezzo stampa. Io penso che a breve noi non vivremo più con l'allevamento dei cani, ma vivremo con la rendita dei danni che chiederemo da oggi in poi. Quindi questo è quanto. Facendo tutto buono, io ve lo posso certificare perché ho visto con occhio Non me ne frega che quello assolutamente che niente di quello che è successo, anche perché ce ne hanno fatte anche di peggio. A me importa il benessere degli animali, a me e a Caterina sottolineano, i cani sono in canile. possono fare quello che vogliono e che tolgano i cani dal canile. Noi stiamo spendendo fior di soldi nell'avvocato che sta facendo tutto quello che deve, secondo legge, le tempistiche, eccetera, eccetera. A breve avremo risposte e noi stiamo facendo questo prettamente per salvare quei cani dal luogo dove sono. Che attenzione, non dico che sono maltrattati, ma sono lontani, anni luce dalle cure che Paolo, sembri un prestiamo io e carabiniere con Caterina. casa Quindi tua. questo è quanto. Poi ragazzi,
chi crede a noi ci crede a noi, chi non ci crede, arrivederci e grazie, non so che dirvi. L'articolo. inutile, io penso che sia inutile che scriviate, chiediate informazioni di merito. Sapete come funziona il tutto, sapete come funziona le leggi italiane, perché siete in questo stato e tutti vivete quello che sono a volte i soprusi da parte di istituzioni che non sanno come passare il tempo. Ragazzi, ma stiamo in un paese, no, stiamo, state, parliamo di un paese dove fino a poco tempo fa levavano i bambini alle famiglie senza giusta causa per il proprio tornaconto. Quindi pensa un po' su dei cani e sul settore cinofilo, che è un settore economico che frutta parecchi soldi. Pensa un po' cosa sono capaci di fare. Detto questo, penso di aver detto tutto. Io vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao Ciro, grazie mille per l'intervento. Quindi ragazzi, che vi devo dire? Se pensiamo pure alla situazione degli esseri umani, fino a poco tempo fa c'erano istituzioni che toglievano i bambini alle famiglie, salvo poi richiederci tutti, gridare allo scandalo e chiedere scusa. Poi, quando mi portate un articolo dove c'è scritto che io e Caterina maltrattiamo o facciamo qualcosa di male ai cani, è un altro conto. Lì vi do ragione. Ma su questo articolo c'è scritto che non hanno pedigree, e non è vero, perché il nostro ente, riconosciuto dal nostro Ministero degli Interni, che non è il Ministero delle Patate, quello italiano delle politiche agricole di ENCI, riconosce e tutela la cinofilia portata avanti da noi. I nostri pedigree sono regolarmente validi e sono in versione export. Poi, se ENCI non li vuole riconoscere perché è ferma al palo fino a 20 anni fa, sono fatti suoi. Ma in Europa, se un governo riconosce l'operato di un'istituzione, quell'operato deve essere riconosciuto da tutti quanti. Punto numero uno. Punto numero due: noi siamo sempre attenti al benessere dei cani e soprattutto noi siamo sempre a fianco delle nostre famiglie. Quindi il nostro operato è trasparente. Adesso leggetevi bene quell'articolo e guardate di cosa si parla. Si parla di personaggi famosi, ENCI e niente. E niente, mi dispiace. Quindi io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ancora più grande il bacio e l'abbraccio verso le persone che sceglieranno di supportarci, verso chi ci odia. Che noi una volta finito con questo non ci possono più attaccare contro niente. Certo, detto questo, siamo qui sia per le persone che ci amano sia per gli hater. Vi saluto e vi mando un grosso abbraccio. Ciao ciao.